cosa c'è? Visionaire, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Visionaire. Il caso Spotlight viene premiato come miglior film ai Critics' Choice Awards e così si avvicina di un altro passo al premio Oscar. Mad Max Fury Road però si annuncia come un pericoloso avversario. Il film di George Miller è stato quello che ha incassato il maggior numero di premi, 9. Premiato anche Ennio Morricone per la colonna sonora di The Hateful Eight di Tarantino. I riconoscimenti sono stati assegnati da 250 critici cinematografici delle principali testate degli Stati Uniti. Mentre lo spagnolo Yes We Fuck di Raúl de la Morena e Antonio Centano, il miglior lungometraggio di Fish and Chips, il primo festival internazionale del cinema erotico che si è appena chiuso a Torino. Il film porta sul grande schermo 6 storie in cui persone diversamente abili affrontano il tema della sessualità. Rimaniamo in Italia e andiamo a Roma, dove è stato avvistato Keanu Reeves, che si fermerà nella capitale per 4 settimane per girare John Wick 2 con Riccardo Scamarcio. L'attore torna quindi a vestire i panni dell'ex sicario diventato vendicatore. Il seguito sarà diretto da Chad Stahelski e David Leitch. E per un attore che arriva, un altro se ne va. Si tratta di Christian Bale, che ha dovuto lasciare il progetto di Ferrari, film biografico diretto da Michael Mann, a causa di problemi di salute. A causare il problema è il peso che l'attore stava acquisendo per poter interpretare Enzo Ferrari. Dato il poco tempo disponibile per ingrassare, rimanendo comunque in buone condizioni di salute, Bale ha dovuto rinunciare. Mentre, come ho già annunciato sul profilo Twitter di Visionaire, Connie Nielsen entra nel cast di Wonder Woman. L'attrice danese sarà Ippolita, regina delle Amazzoni e madre della supereroina interpretata da Gal Gadot. Nel cast anche Robin Wright, Chris Pine, Danny Houston e David Thewlis. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, venite a trovarmi sul sito www.visionaire.fm. A presto e buon cinema a tutti!